Sei già stanco, vero? Attenzione! Uno starlo! Baffioi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi andiamo a correre con le ovali al circuito del bicarting. Questa non è neanche la gara del Torme che avevo già fatto in precedenza, e visto che ho ancora un'altra gara, il video di oggi non è altro che un pre-allenamento, tra virgolette, che si è svolto il giorno prima della gara, quindi un sabato. E con me è venuto anche Jack the Rider, è venuto a provare anche lui le ovali. Molto curioso di provarle, si è divertito un mondo. In mezza giornata abbiamo fatto 3 turni, adesso le vedete, ve le farò vedere. Ovviamente sto facendo questa intro del cacchio come il mio solito, perché io con le intro faccio schifo, ci sono delle volte che proprio mi dimentico anche di farle. Quindi sto facendo questa intro un po' così per spiegarvi un po', vi spiegherò un po' cosa è successo. Quindi bando alle ciance, vi lascio al primo turno di prove libere che abbiamo fatto e ci vediamo dopo. Primo turno, pronti per partire? Qui abbiamo Jack. Ciao Jack, non ti trovi? Non ci capisce. Non ci capisce una sega. Oh, bene. Primo turno di allenamento, tra virgolette, dato che domani abbiamo la seconda gara del Torm qua al bicarting. Gomme freschette, cerchiamo di non stenderci subito. Madonna, come si guida stasera? Il sottoscritto quaglio, ho dimenticato anche le batterie per la GoPro, ho solo questa, quindi spero di riuscire a registrare tutti e 3 i turni, al massimo a un certo punto la spegnerò. Facciamo un altro paio di giri tranquilli, tanto per scaldare le gomme, poi andremo. Spingere sempre un po' di più alla volta. Ma così proprio mi istichi già a correre. Ci provo! Ci provo! No, non vale però. Lui ha le marce più coppia sotto, attenzione! All'esterno! Croce di traiettoria! Così lo perdo. L'accelerazione è niente se non si ha la percorrenza in curva. Sta sbagliando tutte le traiettorie, mi lascia un buco per passarlo. All'esterno, mamma mia, crasso al passo! Jack è metà pista più avanti. Ci ha provato. Passa anche Jack! Wow, mi sento in gran forma oggi! Chiarola, mi fanno male i piedi. Ti vengo sotto, Jack. No, dagli la buona, dagli la buona. Vai, Jack. Attenzione. Prova a stringerla. Sector, su Jack. Ci prova. No. Aspettiamo un attimo. Quando cederà?
Ma me l'ha chiusa! Jack è un ottimo soggetto per i sorpassi. Lo potrei utilizzare come mio allenamento per provare a riuscire a fare qualche sorpasso in più rispetto all'ultima gara. Mamma mia, come la stringe Sector. Wow, incredible, incredible. No, ho finito il primo turno. Va bene, dai. Tempi 36.64. Allora, sei già stanco, vero? Cioè, è impressionante perché non riesci a capire quanto possano girare, quanto posso. Io ho girato in 30 oggi. E quindi? L'ultima gara ho girato in 29.3. Io però mi sforzo troppo sui semimanubri. Secondo me li devo lasciare più morbidi. Perché io li mangio, vedi? Vabbè, vedremo dopo il secondo turno come va. Primo turno di prove libere terminato. Come avete visto, ci siamo già un po' ingarellati. Dopo il primo turno ovviamente abbiamo aspettato una decina di minuti, mi sembra di ricordare, perché ovviamente questo video che state vedendo è stato già fatto un paio di settimane fa. Un bel po' di settimane fa. Adesso inizia il secondo turno, però io purtroppo non l'ho registrato perché mi sono... non dico dimenticato, però la GoPro mi ha dato dei problemi. Non ha registrato tutto il turno, non so perché, l'avevo anche controllata, avevo batterie e tutto quanto, però ha smesso di funzionare. Quindi vi lascio qualche clip della registrazione che ha fatto Jack the Rider del secondo turno e vedete anche un po' quello che è successo. Ok, cerchiamo di non fare proprio schifo. Merda! Vieni un po' più indietro, va. Ah! Dai, vediamo se ti fa due anni. Merda! Guarda, va là. No, dai. Posso riprendermi un secondo? Sì, sì, vai, dai, vieni un po' più indietro. Caffetto, finire così, dopo ti mettiamo a posto. Non è a posto? No, è a posto, però vedi che un po' più di si sposta. Se ti riesci con te la sua, svi da qua la vita. No, no, vabbè, tranquillo. È a posto comunque. Sì, sì, boh, sì, quello che mi interessa, non voglio... Andato. Ho inaugurato la tuta. Come avete potuto vedere, Jack the Rider si è smaltato per bene. Se volete sapere di più, andate a vedere il suo canale YouTube, che non so se l'ha già pubblicato, quindi Jack, se stai guardando questo video qua, datti una mossa a pubblicare questo video. E andate a vedere il suo canale, che anche lui ha fatto il video di questa giornata, e là sicuramente vi spiegherà meglio come... ha fatto questo incidente. Comunque, non avendo registrato il secondo turno, non preoccupatevi, il terzo turno sono riuscito a registrarlo tutto. Adesso vi lascio al terzo turno e ci vediamo dopo la fine. Ultimo turno, non ho registrato il secondo perché la GoPro mi ha dato problemi. Vi racconto un po' cosa è successo nel secondo turno. Nel secondo turno Jack è migliorato tantissimo, ha abbassato il suo tempo di qualche decimo, comunque per essere la prima volta è molto molto buono. Per lo più si è anche schiantato Jack. Ha fatto una mina, io ho tirato giù il mio tempo di un 29.4, sono contento. Voglio vedere se riesco a abbassarlo, però sembra che questa moto non vada una sega, quindi credo che mi divertirò un po' con Jack a stuzzicarlo. Visto che la moto non va un cacchio, voglio provare a toccare il gomito, almeno sulla parte sinistra, visto che è la mia curva. Attenzione, ci prova su Jack, 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 vai Jack. Un cacchio!
ferma sta moto. Attenzione. Sto motore è una merda, fa tanto casino, non va un cazzo. Riesco, non ha coppia sto motore, cazzo. Non va, non va, tira indietro. Ma questa me la va, purtroppo. Però il rettilineo tira in drio. Oh! Ma che moto là ha problemi il motore? E tira in drio il rettilineo, no, vabbè. Quest'altra? Ma vai, manca ancora 4 minuti, cosa fai? No, appunto. Mi sono voglio portarti in drio, sennò te la schianto sul muro magari. No, oh, già meglio! Più motore adesso!160 questo che ho dietro, sento rumore. Come avete potuto vedere, questo qua, non so, ha deciso di tagliarmi la traiettoria così in un momento, non so come gli è parso a lui. Diciamo che è stato un tiro che non è stato proprio bello, perché alla fine non era una gara, era un turno di prove. Io posso capire che in un momento così ti si chiude la vena e inizia a passare tutti quanti, ok? Però devi anche capire che non siamo tutti dei pistaioli come te. Poi questo qua aveva anche il 160, quindi dopo non sono riuscito neanche più a prendere, a parte che l'ho mandato a quel paese, ciao, buonanotte, a secchio. Un comportamento così, io che ero davanti, mi chiudi la traiettoria così, roba che me la chiudeva prima, mi chiudeva la ruota davanti e chissà dove andava a finire. Quindi potete capire che io là mi sono anche un po' alterato, mi ero anche un po' incazzato. L'ultimo quanto è passato! Sì, io te la facevo, io non sono abituato a sentirmi manubri del cazzo, mi ha mai ucciso. Però oggi abbiamo dato stop. E allora? Non mai. Perché? Perché mi hanno dato la numero 1. Il rettilineo mi tirava indietro di motore. Come stessi grippando. Sono tornato indietro e ne ho presa un'altra. Nel momento in cui sono entrato tu ti sei fermato. Ma infatti io ho detto, ti vedevo indietro, ho detto oh, sto girando più forte di lui, ma dubito. non ha coppia sotto. È morta sotto e quando arriva agli altri inizia a tirare indietro, infatti mi sono fermato e ho detto al tipo, ho detto prendi l'altra. Mancavano 4 minuti, ho detto ormai. Vabbè, terzo turno terminato. Mamma mia. Sei stufo, vero? Ragazzi, ecco qua, finito anche questo video, il terzo turno di prova l'avete visto. Che dire, è stata una giornata molto, molto divertente, si è divertito anche Jack. Jack, devo dire che in questi tre turni, ovviamente al terzo turno iniziava a prendersi e che dire, si è divertito veramente un mondo. Sicuramente ci saranno degli altri video con le ovali con lui, perché lui mi ha detto che vuole riprovare ancora a correre con le ovali, quindi sicuramente verrà fuori qualche altro video con lui. Ovviamente questa era la giornata di allenamento. Il prossimo video che uscirà sarà quello della gara definitiva, ovvero la seconda tappa del campionato Torme al circuito del bicarting. Se siete nuovi e non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi il video della gara e per non perdervi anche gli altri video che usciranno in futuro. Ricordatevi di attivare la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi video. In descrizione trovate anche i link delle mie pagine Facebook e Instagram, dove posto le foto, le novità e aggiornamenti sui prossimi video. Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye a fioi!